vi racconterò storie di musica e della sottile linea che separa il fallimento dal successo. Io sono Emiliano Cecere e questa è L'etica di un artista mancato. Manager musicali in materia d'arte sono scarsi. Hanno troppo potere decisionale in un campo nel quale non sono oggettivamente preparati. Diciamo che gli manca una dote. Quale? Non è ancora il momento di dirlo, ma è semplice. Loro puntano sempre sul cavallo vincente. Non sono stati programmati a giocarsela con i cavalli imbizzarriti, mettiamola così. Non lo sanno gestire. Molto meglio avere a che fare con i tecnici, quelli già ammaestrati. Un cavallo domato e veloce non causa problemi. Minimo sforzo, massima resa. I canoni del cavallo vincente sono molto semplici e anche giusti per il sistema operante. Spontaneità, efficienza, malleabilità, affidabilità, ma ne manca uno: l'insubordinazione. No! La ribellione è una caratteristica fondamentale per l'artista. Un essere indisciplinato non lo fa per partito preso. Lui stesso ambisce all'ottenimento della remissività, in quanto sa perfettamente che senza di essa tutti i suoi sforzi saranno vani, perché il suo dissentire lo porta inevitabilmente a fare una vita straziante. Eppure l'instabilità è un fuoco prezioso che andrebbe supportato. Quella ribellione forse nasce da qualcosa che lo ha terrorizzato, con cui non riesce mai a pareggiare i conti. È una specie di tumore che stranamente forgia gioielli, perle nascoste nella melma che lui stesso crea. I suoi polmoni, occhi, cuore, sono come carta assorbente che lo porta ad amplificare tutto ciò che gli ruota attorno. Qualunque sfumatura, a dispetto di un indottrinato, saprà raccoglierla e trasformarla in luce. Quindi, se sei bravo e diligente, fatti da parte. Fai il musicista, il produttore, l'autore. Ma lascia stare l'arte. Non è roba che ti riguarda. Tu sai solo copiare, rubare, trascrivere robe fatte da altri. Arrivi sempre un passo dopo. Sei bravo, sì, e sei anche veloce. I capi non se ne accorgeranno. E comunque, anche se se ne accorgessero, non sarebbe un problema. Loro fanno business. Cosa vuoi che gliene freghi se sei il nuovo Modigliani? Dagli qualcosa da vendere, che non turbi troppo le persone. Serve metodo, ricerca spasmodica dell'obiettivo e chilogrammi di vanità per fare soldi. Gli artisti fanno parte della posterità. I nostri figli si occuperanno di loro. I loro guadagni gli renderanno giustizia. Miliardi di monete d'oro cadranno dal cielo a pavimentare cocci di vite tormentate, indecifrabili e irrilevanti. Irrilevante. Questa parola andrebbe approfondita. Quando fai parte di un team, di una squadra famosa, come nel mio caso, le persone iniziano erroneamente a valutarti in un modo diverso. Se fai parte di una squadra, acquisti in automatico autorevolezza. Cazzo, se è arrivato fin lì, vuol dire che sai il fatto suo.
iniziano a darti del lei. Qualcuno ti chiama persino maestro, pur non avendo nessuna patente che lo certifichi. La gente non sa che la maggior parte di una squadra è formata fondamentalmente da persone totalmente inconsapevoli del perché siano lì. Quelli che lo hanno scelto come mestiere, in fondo, sono veramente pochi. Agli esordi la maggior parte è priva di consapevolezza. Ci sono autori che scrivono canzoni decenti o indecenti, non importa. Qualcuno si è rovinata la bocca a suon di pompini alle persone che contano. Non è una novità. Ma alla fine tutti, o quasi tutti, capiscono le regole del gioco. Il trucco sta nell'acquistare l'attitudine a proporre idee in modo rapido. Tutto ciò che hanno ascoltato lo hanno imparato da altri. Diciamo che hanno imparato alla fine un mestiere, ma non sanno neanche loro che cazzo vogliono dire. L'importante è portare a casa il risultato nel modo più credibile possibile. Sono pochissimi quelli che sono riusciti a fondere la loro naturale dote artistica con il mestiere. E ciò avviene perché sono tutti degli ambiziosi fuori di testa che si innamorano solo delle loro canzoni. Nessuno di loro si farà saltare le cervella per ragioni che esulano dal loro mestiere. Chi lo ha fatto non credo gliene fregasse molto delle proprie opere in quel momento. Anzi, penso che si siano sentiti persi proprio a causa della loro creatività che li ha prosciugati lentamente. Non c'è felicità nella creazione, perché l'invenzione di cui ti nutri ti distrugge allo stesso tempo. Sei Rocco Siffredi con la malattia del sesso. Finisci di scopare, esci di casa e non senti più nulla. Hai giocato troppo con il massimo piacere che la vita ti offre. All'artista in fondo non piace nulla. L'unica evasione è la sua arte. Chissà, forse arrivi al punto di volertene liberare. La depressione è sempre lì, pronta ad aspettarti, con un fucile in mano. Sarebbe interessante poterne parlare con chi ha fatto quel gesto estremo. Kurt Cobain, Ernest Hemingway, perché vi siete sparati in testa? La mia psicologa ha tentato invano per anni di riprogrammarmi nell'efficienza. Ci andavo volutamente sapendo che era l'unico spiraglio per rimanere aggrappato alla realtà e non cadere nelle braccia di quel bambino terrorizzato e super creativo. È come un piccolo Gollum. Qui nessuno ci potrà far del male. Non è vero. Qui moriremo di fame se non ci diamo una mossa. Così ho seguito le regole e devo dire che inizialmente ha funzionato. Sono arrivati i riconoscimenti. Ascoltavo e dicevo sempre di sì, tanto da passare persino da idiota. Sono un cavallo imbizzarrito, fatemi saltare dalla staccionata, porca puttana. No, stai calmo. Qui hai da bere e da mangiare. Là fuori, sì, hai la libertà. Ma cosa ci farai mai di tutti quei prati sconfinati? Stai buono. Tirai fuori tutto ciò che avevo da offrire, creatività e simpatia. Nessuno dei miei ex colleghi potrà negare la mia capacità di intrattenitore, tanto che il mio capo mi propose di andare a farmi un po' di esperienza oltreoceano per esportare questa spontaneità comunicativa. E aveva ragione, ma non si era accorto del mio lato oscuro. La goduria nel mandare a fare in culo i prepotenti è sempre stato il mio tallone di Achille. Ecco, questo senso di compiacimento nella disubbidienza è un aspetto che ha contraddistinto sempre la mia vita. Forse è dovuto al fatto che da piccolo ero il bersaglio di quelli più forti e prepotenti.
quando c'era da picchiare qualcuno, venivano sempre da me e mi gonfiavano come un pneumatico. Così, diventato grande, giurai vendetta. Andai a fare ginnastica pugilistica per restituirgli il favore. Il godimento nello spiaccicare la faccia a terra di chi anni prima ti ha steso è indescrivibile. In ogni modo, ho capito che l'austerità non ti darà mai modo di sfogare appieno la tua personalità. Devi fare il bravo quando lavori in un team. I direttori artistici sono piazzati in base alla fascia di età e struttura sociale. Gli artisti di cui si occupano devono essere affini alla loro educazione. Se sei un conformista, ti daranno da gestire artisti classici. Se sei un giovane nerd, probabilmente ti occuperai di musica trap o indie. Insomma, è semplicemente marketing e il target è determinante. Tipo di canzone che scriverai, se attira l'attenzione dei discografici, rientra in questo sistema di cose. Il genere che fai deve essere chiaro e netto, altrimenti vanno in confusione e sono problemi, a meno che qualcuno per te non riesca a dargli un focus più preciso. Una volta scrissi un brano pop rock, con quelle aperture nei ritornelli dirompenti, stellari. Scrissi la melodia in fake, per chi non è del mestiere vuol dire cantare parole in finto inglese. Così la commissionai a Saverio Grandi, un grande autore che ha scritto mezzo repertorio di Vasco Rossi e non solo. Insomma, non ci avevo fatto caso quanto sia determinante il testo per decretare il pubblico a cui rivolgere l'attenzione dell'opera. Quel brano per me era giusto per un artista come Elisa, ma mai avrei pensato che la prendesse Gianni Morandi. Gianni Morandi, sì, proprio lui. Il brano era cambiato. Il peso di quelle parole aveva cambiato il corso della composizione. Questa fu una grande lezione e anche una grande vittoria, visto che ancora oggi quel brano mi dà modo di pagare le bollette di casa. Pensate, grazie a quel brano raddoppiai il cachet del mio rinnovo contrattuale, ma raddoppiai anche le responsabilità verso quello che per me fino a quel momento era solo un gioco. Il vecchio A&R venne fino a Livorno per stabilire l'offerta. All'epoca ero in attesa della mia prima figlia. Fino a quel giorno avevo svolto la mia attività d'autore a casa mia, in una piccola stanzetta che avevo dovuto lasciare causa allestimento primogenito. Così mi spostai da un mio amico che aveva un casale semi-abbandonato. Costui mi convinse a far diventare quel casale una casa per gli artisti. Detta così sembra una casa a riposo. Una casa a riposo per gli artisti. L'idea era buona perché il casale aveva un sacco di stanze. Era munito persino di piscina. L'unico problema è che io volevo solo scrivere canzoni. Guarda amico, ciò che mi proponi è un casino. Meglio se ti pago un affitto e la chiudiamo qui. Ma nulla. Vedevo che ci teneva
E poi l'idea di allargare la mia attività entusiasmava anche me. Così accettai. Metà delle nostre ricchezze andarono in fumo. Pitture, parquet, apparecchiature per allestire uno studio di registrazione. E non dimentichiamo la piscina, che in quel momento era abitata solo da ranocchi. Insomma, la cosa era figa. Il problema è che per farlo diventare ad hoc per gli artisti doveva diventare un gioiello. E per quanto ci sforzassimo, la struttura era veramente enorme. C'era da sistemare tutto, non funzionava niente, luci, idraulica. Una volta esplose un tubo che allagò mezzo casale. Avevo le mani sporche di merda mentre ero a telefono con Gianni Morandi. Ehi Cecere, sto cantando la tua canzone. Perché non vieni a trovarmi? Così ci conosciamo. Non avevo mai fatto l'idraulico fino a quel giorno. Capite la differenza? Uno con un po' di sale in zucca avrebbe detto: amico mio, è stato bello, ma adesso arrivederci. Io ho una missione, non sono un imprenditore, altrimenti non scriverei canzoni. Invece pensate un po' la mia condizio sine qua non per il rinnovo contrattuale rientrava nella volontà di ospitare a spese della mia casa editrice un intero camp per pubblicizzare quella che di lì a poco sarebbe diventata una nuova attività. L'albergatore. Camp per i non addetti ai lavori sono delle sessioni di scrittura della durata di una settimana dove ci si trova con tutta la squadra a scrivere canzoni. Beh, tirare su una struttura in grado di sorreggere le esigenze di 20 persone non è una cosa semplice se non hai mai avuto esperienze nel settore alberghiero. C'era da preparare le camere, trovare letti, assumere personale per preparare da mangiare per un'intera settimana, inventarsi un menù che non gravasse sull'economia generale del progetto, donne delle pulizie, colazioni. Insomma, tutto ciò che serve per fornire un minimo di ospitalità decente a delle persone che sono lì per lavorare. Sono responsabilità che una volta pattuite non puoi esimerti dal non portarle a compimento. Ma ai miei capi stava bene. Qualunque cosa avessi chiesto in quel momento me l'avrebbero concessa. Voglio andare sulla luna? Ok, eccoti la luna. A metà settimana di quel camp volevo fuggire. Non riuscii a scrivere nulla di decente per via di tutti i grattacapi che mi ero autoinflitto. Un giorno venne un collega a lamentarsi del cibo. Emiliano, abbiamo fame. Hai delle bistecche, un po' di pasta? Comunque, in qualche modo la portammo a casa. Ancora mi domando il perché mi infilai volutamente in quella trappola. Forse lo feci per vanità o per dar modo al mio socio di fargli vedere che poteva contare su di me. Uno spiraglio di luce in quella vita da falliti. Ci ho rimesso 15 giorni di salute per quella scelta e anche un sacco di soldi. E pensate che il mio ex socio, saputo della mia ennesima disfatta artistica, si è persino rallegrato. Il mondo è fatto di sfumature in fondo. Probabilmente ciò che voleva da me era solo un amico con cui condividere il suo mal di vivere. Ti capisco, amico mio, e credimi, se non avessi fatto dei figli forse sarei ancora lì a pulire quella stalla in cui ti ho trovato, ma ho fatto l'errore di far finta di diventare grande.
A proposito di camp e di manager, corriamo in avanti di 3 anni, 2016. Uno dei camp più belli a cui abbia mai partecipato si svolgeva in Toscana, la mia terra. In più stavo passando un periodo di grande creatività. Ogni cosa che scrivevo finalmente mi apparteneva. Anche nella co-scrittura riuscivo a donare un pezzo sincero di me stesso. Non citerò la canzone che composi in quel camp perché l'artista che scelse di interpretare quella composizione la conosco. Ci sono i fan di mezzo e non voglio problemi con gli editori del brano. Nulla di svilente, ovviamente. L'interpretazione fu da Oscar. Ciò che mi preoccupa sono più i retroscena che sto per raccontarvi, importanti da citare come chiusa di questo podcast. Quel giorno avevo appena terminato una sessione di scrittura e dopo la classica cena, sempre super divertente insieme ai colleghi, tornai nella mia stanza. Cosa feci? Ma ovviamente scrissi. Ricordo che partii dal testo e scrissi la musica subito dopo. Quella canzone nacque in meno di un'ora. Nelle ore successive tirai su una base. Il testo che avevo scritto era perfetto. Era il mio diploma di compositore. Il tema era difficile perché parlava del rapporto complesso tra padre e figlio. Beh, fin lì tutto bene. Ora andavano tirate le somme. Avevo un gioiello tra le mani. Serviva qualcuno a cui farla sentire, che non giocasse a mio sfavore. Voglio dire, è un mondo di lupi quello. I colleghi gli avrebbero trovato senz'altro un difetto. E infatti così accadde, ma volevo capire chi erano i lupi attorno a me. No, Cecere, non è giusta. No, fidati, non funziona. Quindi sei tu, e anche tu. Ah, da te non me l'aspettavo. Idioti. Esprimete giudizi davanti ai capi per svilirmi e farvi belli, pezzi di merda. Ok, appurato chi fossero i miei nemici, lo girai alla persona giusta, a colui che avrebbe saputo cogliere la profondità. E infatti così avvenne. Gli detti solo una condizione: non farmela bruciare. Questa non è una canzone one shot. In radio la bruciamo perché il tema è total black e in radio adesso va solo il reggaeton. Serve un teatro, bisogna dargli una vetrina consona allo stile. E cosa c'è di meglio se non Sanremo? Ovviamente non mi interessava la vittoria, che certo avrebbe dato un bel colpo in avanti alla mia carriera, ma ciò che mi premeva di più era fare del bene alla canzone. Una canzone del genere non andava solo ascoltata, ma anche vista. Passò quasi un anno da quella composizione. Eravamo finalmente in tempo per presentarla a Sanremo, ma mi arrivavano le considerazioni più assurde. Mi giunse all'orecchio che il capo della mia casa editrice criticava quel brano perché lo avevo composto da solo. Il mio A&R, che doveva sostenermi, lavorava dietro le mie spalle per convincere la discografica a togliere la mia canzone in lizza per Sanremo. Insomma, la mia squadra, anziché difendere il lavoro di un autore
che pagava profumatamente lo sabotava. E ci riuscirono. Il direttore artistico della casa discografica dell'artista in questione venne a trovarmi. Mi disse che non l'avrebbe candidata a Sanremo con quel brano, tirando fuori mille giustificazioni. Mi piace, ma solo cantata da te. Poi contiene una parolaccia. Ci prendono per il vecchio Masini. Ma che cazzo dici? Questa canzone non è stata scritta a tavolino. Non è una furbata. Anche un sordo se ne accorgerebbe. Che razza di direttore artistico sei, che non sai riconoscere un'opera da un fake? E dai, parliamoci chiaro. Questa canzone è uno squarcio dell'anima lacerante, che vi fa paura, nel quale è difficile specchiarsi. La vostra sottovalutazione del popolo vi conviene per non misurarvi mai con i vostri incubi. Ovviamente queste considerazioni le tenni per me. Il cavallo imbizzarrito lo avevo domato a suon di frustate. Chiesi solo di restituirmelo, che senza Sanremo non l'avrei più dato all'artista. Non mi importava che lo avessero scelto come secondo singolo. I gioielli vanno messi in vetrina da soli e non dentro una cassetta di frutta come un fottuto numero. Così mi feci quel cazzo di viaggio a Sanremo ascoltando la canzone di qualcun altro, che ovviamente fu un flop totale. Ricordo che la sera che l'artista cantò la sua canzone ero completamente ubriaco. Andai a cena insieme ai dirigenti che mi avevano pugnalato alle spalle. Non riuscii ovviamente a nascondere il mio dissenso, tanto che fui anche rimproverato pubblicamente dall'amministratore delegato. Ma non capisci, coglione, che ti ho passato un poker d'assi e tu hai preferito scambiarlo con una merdosa doppia coppia. Mi hai rovinato la carriera, ma il tuo posto trema, come il mio, caro il mio amministratore del cazzo. Sempre a causa della paura si fanno le scelte sbagliate. Ci manchiamo continuamente di rispetto. Infatti alla fine cedetti all'offerta di tenerlo comunque dentro il disco. L'unica soddisfazione fu la stampa giornalistica. Non citerò anche qui il nome del giornalista per non risalire alla canzone in questione, ma scrisse le esatte cose che pensavo io. Dette lode solo alla mia canzone, sottolineando l'assurdità della scelta sanremese. La posterità, una piccola soddisfazione per un artista ancora in vita. Non mi date addosso, perché mi considero un artista. In realtà non lo sono. Forse sono solo un altro bastardo che voleva farsi una sciata in montagna con i propri figli grazie ai guadagni di quella canzone. Ma sì, anche a me non me ne frega un cazzo della musica. In fondo li capisco, tutti quei discografici messi sotto pressione dall'andamento statistico delle vendite. Ci si può ritrovare dopo 30 anni di onorata carriera in un piccolo ufficio a leccare francobolli. Che cazzo però, c'ero così vicino. Un cavallo imbizzarrito che corre da solo e vince, ma invece no. Ha vinto il Very Normal People, le persone giuste,
che vanno in chiesa la domenica e poi la sera vanno a trance. Oppure quelli che ci credono davvero, che fanno la comunione, fanno le persone per bene, le scarpe sempre pulite, con le macchine giuste, sempre lucide e splendenti, e le camicie sempre stirate. Hanno vinto quelli che sanno sporcarsi le mani senza nessun rimorso di coscienza. Hanno vinto le mamme che fanno prostituire le figlie, quelle che ogni sabato vanno dal parrucchiere a farsi i capelli e le unghie. Ha vinto la media borghesia, quelli che la domenica vanno a vedere le partite di calcio di una squadra ovviamente di Serie A e mai di Serie C. Ha vinto il cavallo, ben addestrato, veloce come il vento, ma con in sella sempre qualcuno o qualcosa che gli dice sempre dove andare, mentre il mio cavallo sta correndo come un pazzo. Che bellezza! Nessun recinto di fronte a lui, ma è stanco e sta per venire notte. Si ferma al limitare di un bosco, così, prima di addentrarsi per cercare un riparo per la notte, si volta indietro, solo un attimo, per guardare cosa si è lasciato alle spalle. C'è fervore laggiù. Festeggiano qualcosa. Nulla di importante. O almeno, niente che rimarrà alla storia. Bene ragazzi, anche per questo episodio è tutto. Lancio un piccolo sondaggio per capire se questa nuova linea di fare i video con i fumetti vi piace di più dei videoclip antecedenti al quinto episodio. E vi ricordo ovviamente di iscrivervi a tutti i miei canali social, in special modo al mio canale YouTube /DioArt, oppure al gruppo degli avanguardisti sul mio canale Telegram. Comunque per tutte le info link in bio e quindi basta. Appuntamento al prossimo episodio della serie L'etica di un artista mancato. Ciao!